turisti, ai cittadini, a tutte le persone che vogliono venire a visitarci, accanto a me c'è l'assessore alla cultura Gabriele Calducci. Vicino a me poi passerò la parola alla professoressa Diana Dionisi, che è la direttrice della civica scuola di musica di Osimo. Io ringrazierei tutti voi che pazientemente sopportate il caldo e tutti i ragazzini, i bambini che sono qua presenti, che sono davvero deliziosi. Arrivare il sindaco, l'assessore alla cultura e al turismo e anche al presidente della Proloco, che è un mio caro amico, perché comunque insomma io a Sirolo ci sono seminato, perché mia madre in 50 anni ha attivato un'attività di frutta e verdura, quindi conosco bene quelle che sono le vostre culture, le vostre vite. Quello che anche poi ringrazio anche Marco Santini, che è stato un po' il ponte, perché Marco Santini è nato dentro la nostra scuola, mi ha coinvolto, perché sa che ci unisce un forte amore per la musica, ma in modo particolare per l'arte. Stasera viene rappresentata l'arte del vino, perché comunque è un'arte. E quando queste arti si incontrano, penso che è un momento di grande emozione. Poi a questi ragazzi vi ringrazio per avermi dato questa occasione, che per loro non è facile, non è sempre molto facile suonare davanti al pubblico, avere un pianoforte a disposizione e avere anche una scuola di musica. Quindi la civica scuola di musica, che è rappresentata da me, dall'avvocato di Presidente, da tutto il Consiglio di Amministrazione, grazie tanto, e mi auguro che questa collaborazione continui nel tempo. E che questi ragazzi possano un giorno passeggiare con il cuore di Presidente, che possano passare con la mia. Io vi ringrazio.